consiglieri di prendere posto. Mi scuso del ritardo, l'ennesimo, invito tutti a essere più puntuali alle convocazioni. Questa volta era stato convocato alle ore 9:30 proprio per permettere a tutti la massima tranquillità nel raggiungere l'aula consiliare, e vedo che non è sufficiente neanche le ore 9:30. Mi auguro che per il prossimo consiglio si rispetti e la presenza di chi è presente in orario e anche una puntualità assoluta dei lavori consiliari. Grazie. Allora, iniziamo con la parte dedicata a interrogazioni e interpellanze. È iscritta al punto 1 l'interrogazione presentata dal consigliere Francesco Rossetti del Partito Democratico, avente ad oggetto quali spazi pubblici destinati a Casa della Cultura. Ho già detto sia a chi sostituiva il capogruppo che al consigliere Rossetti che a questa interrogazione, essendo assente momentaneamente l'assessore, risponderà l'assessore Butini o a fine mattinata o nel primo pomeriggio, comunque anche in base alla disponibilità del consigliere Rossetti, che ringrazio. Quindi la posticipiamo. Trattiamo ora l'interpellanza iscritta al punto 2 all'ordine del giorno e quella presentata dal consigliere Massimo Gianangeli del Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto CPL Concordia, contratto servizio energia presso il Comune di Jesi. Richieste chiarimenti in merito agli effetti dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Modena del 24 aprile 2015. Consigliere Gianangeli, prego, a facoltà. Sì, buongiorno a tutti. Questa interpellanza ha lo scopo di chiarire una questione piuttosto delicata, perché riguarda una cooperativa importante che svolge uno degli appalti forse tra i più importanti del Comune di Jesi, perché si parla di un appalto del servizio energia di, se non sbaglio, attorno a 7 milioni. È una cooperativa enorme, è un universo la CPL Concordia, fa non so quante migliaia di dipendenti, una marea di partecipate. Questa cooperativa a Jesi nel 2011, quindi durante la precedente amministrazione, ha vinto una gara d'appalto per il servizio energia. Praticamente fa la manutenzione, la cura delle caldaie, tutte quelle che sono le caldaie del comune, palestre, scuole, eccetera. Come sapete, nel marzo, se non sbaglio, di quest'anno è uscita un'inchiesta molto importante da parte della Procura di Napoli, se non sbaglio, un'indagine che ha rivelato dei modus operandi adottati dalla medesima cooperativa in tantissime situazioni in cui ha vinto delle gare d'appalto. Durante l'inchiesta è emerso che questo modus operandi, rilevato nel caso specifico, partiva dal comune di Ischia, e un modus operandi era, gli stessi ex amministratori della cooperativa hanno dichiarato che era una prassi comune fare così, operare in un regime che poi i giudici stanno definendo, chiaramente con tutto il beneficio del processo in corso, eccetera, stanno definendo regime corruttivo con tutta una serie di reati annessi e connessi. Detto questo, quando è uscita questa indagine sono andato così a verificare se questa cooperativa era anche a Jesi, e mi sono accorto che questa cooperativa aveva vinto appunto quell'appalto nel 2011, ma poi è presente in tantissimi altri comuni e anche in alcuni consorzi pubblici importanti anche nella nostra regione. A Jesi questa cooperativa acquisisce dal comune per il servizio prestato una cifra che si aggira attorno ai 700-800 mila euro l'anno, più o meno, che varia, a volte sono 500, a volte sono 900, diciamo attorno ai 700 mila euro l'anno. Abbiamo presentato anche un'interpellanza lo scorso aprile per chiedere alcuni chiarimenti, visto che si era delineato questo modus operandi, per chiedere all'amministrazione e agli uffici di comunque andare a verificare quello che era successo a Jesi. A Jesi dell'interpellanza mi è stato chiarito che non sono state rilevate criticità per l'appalto di Jesi, e quindi niente, siamo andati avanti, non è stato fatto un supplemento istruttorio, eccetera. Fatto sta che il 24 aprile del 2000,
del 2015 la prefettura di Modena emette una interdittiva antimafia, cioè emette un provvedimento che esclude questa cooperativa dalla white list e la mette in black list. La white list sarebbe la lista, nel caso specifico era fatta per inserire tutte le ditte che potevano partecipare agli appalti per la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia. La CPL aveva fatto richiesta, la prefettura ha escluso la CPL la richiesta con un provvedimento che io non so se vi è arrivato, io ho fatto una mail per inviarvelo, è un provvedimento di 59 pagine, io quando l'ho letto sono rimasto veramente un po' allucinato perché c'è dentro un po' di tutto, di intercettazioni, c'è tutto. E quindi niente, la prefettura di Modena ha emesso questo provvedimento che funziona anche da interdittiva antimafia. Con un'interdittiva antimafia una ditta non può più lavorare, non può più ottemperare appalti pubblici, non può più essere affidataria ai servizi pubblici, non può più svolgere contratti pubblici, e c'è tutta una serie di normative che le impediscono praticamente di operare. Chiaramente questo è stato un problema enorme perché questa cooperativa lavora in tutta Italia, quindi sarebbe stata un'ecatombe. C'è stata un po' una corsa anche da parte del ministro a trovare rimedi assieme al prefetto. Intanto io chiedo se in pratica era stato verificato dal comune e soprattutto se questo provvedimento ha prodotto o può produrre effetti anche al di là della correttezza dell'appalto, che più o meno mi sembra sia stata verificata, se questo provvedimento poteva aver prodotto o può produrre effetti anche per la situazione dell'affidamento del servizio a Iesi. Grazie consigliere Gianangeli, risponde il sindaco. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto una doverosa premessa, poi leggo la risposta scritta e ovviamente le faccio avere, anche se la risposta dovrebbe essere orale, le faccio avere poi la documentazione scritta anche. Ma la premessa è questa: appena ci siamo insediati, una delle prime attività fatte è stata quella di verificare quali contratti in essere ci fossero e quali fossero particolarmente onerosi per il Comune di Iesi. Onerosi intendo dal punto di vista dell'impegno, non tanto non eravamo perlomeno all'inizio entrati nel merito degli appalti stessi. Fra questi abbiamo ovviamente verificato, perché credo che sia il contratto che impegna di più dal punto di vista economico il Comune di Iesi, abbiamo verificato il contratto con la CPL, abbiamo chiesto un incontro con la CPL evidenziando alcune criticità. Devo dire che se fossimo stati noi nel 2011 ad amministrare la città, quel tipo di contratto non l'avremmo sicuramente fatto, perché dura fino al 2019, a nostro avviso poteva e doveva essere fatto meglio. Abbiamo provato a contestare alcune questioni perché la CPL ci sembrava inadempiente, l'abbiamo fatto e la CPL è intervenuta e ha sistemato delle questioni che non erano state portate avanti così come previsto da contratto. E abbiamo chiesto al nostro legale di riferimento se c'erano i presupposti addirittura per poter risolvere o comunque interrompere il contratto. Ci è stato risposto assolutamente di no. E quando è arrivata agli onori della cronaca la questione della CPL e di tutto il marcio che c'era dietro la CPL, abbiamo pure cercato di capire se si poteva risolvere il contratto per via legale. Abbiamo visto e ci è stato detto che non era possibile, comunque abbiamo queste questioni, tra l'altro una risposta scritta gliel'abbiamo già data in merito, e adesso le rispondo rispetto alle osservazioni che ha fatto nell'attuale interpellanza. Allora, il riferimento all'interpellanza in oggetto, trasmessa con nota di protocollo 60.105 del 23/10/2015, si rappresenta quanto segue. In relazione al punto 1, successivamente all'emissione del provvedimento della Prefettura di Modena del 24 aprile 2015, avente valore di informazione interdittiva antimafia, la stessa Prefettura ha assunto il provvedimento protocollo 29.524 del 21 maggio 2015, con il quale, anche a seguito dell'intervento in tal senso del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,
è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società cooperativa CPL Concordia, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'articolo 32,1 lettera B della legge 114 del 2014, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto e alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento in essere a tale data di cui la CPL Concordia era titolare. Tale provvedimento era motivato, in conformità alle indicazioni dell'ANAC, dall'esigenza di evitare che l'interruzione di tali contratti comportasse gravi ripercussioni sul piano occupazionale nonché sulla continuità dei servizi e funzioni indifferibili presso gli enti committenti. A tal fine si riteneva che la misura più idonea a garantire la tutela dei superiori interessi pubblici coinvolti nella vicenda fosse la straordinaria e temporanea gestione attraverso la nomina di tre commissari, incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di consentire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale. Un commento all'atere. Va tenuto presente che questa struttura ha migliaia di dipendenti che credo non abbiano assolutamente colpe rispetto a quello che è stato il comportamento di chi ha amministrato questa cooperativa. Interrompere, se noi l'abbiamo visto, abbiamo verificato se era possibile, ma lasciare per strada migliaia di persone per colpa di chi li ha amministrati e diretti, credo che poi non sarebbe stata comunque una cosa splendida. Comunque, vado avanti. Con il medesimo provvedimento sono stati nominati due commissari, a cui con successivo provvedimento del 21 agosto 2015 se n'è aggiunto un terzo. A tali organi sono attribuiti per legge tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione e l'impresa, limitatamente a tutti i contratti di appalto e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione. Il contratto in essere con il Comune di Jesi, stipulato in data 4 aprile 2011, rientra pertanto chiaramente nella sfera d'azione dei commissari straordinari, come confermato nella nota trasmessa dagli stessi, ne ho copia che poi gliela faccio avere, al Comune di Jesi in data 25 agosto 2015, con la quale si comunica che il contratto in oggetto Servizi Energia Comune di Jesi è compreso nel perimetro della gestione commissariale. Pertanto tutte le attività continueranno ad essere svolte dal personale di CPL Concordia nel rispetto delle attuali procure e deleghe, mentre la fatturazione e i pagamenti dovranno procedere così come contrattualmente previsto. Vado a concludere. Il riferimento all'osservazione relativa alla revoca disposta al Comune di Senigallia si evidenzia che tale situazione è completamente diversa da quella in cui versa il Comune di Jesi. Il Comune di Senigallia, secondo quanto da lei affermato, ha infatti disposto la revoca della determina a contrarre e quindi non vi era ancora alcun contratto in essere con conseguente impossibilità di rientrare nel perimetro della gestione commissariale. Grazie signor Sindaco. La parola al consigliere Gianangeli per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta. Sì, sono soddisfatto, perché è stata un'occasione di fare chiarezza su questa storia qui. Io non so come, io penso di aver intuito nelle sue parole, mi corregga se sbaglio, signor Sindaco, soprattutto nella parte iniziale della sua esposizione, e poi anche nella parte in cui lei parla di quello che era il suo sentire dopo l'inchiesta, al di là dei battibecchi che forse sono nati, io sono sicuro che siano nati in questo caso nello scorso aprile da assolutamente un malinteso. Io sono, per quello almeno che mi riguarda, perché non c'era assolutamente motivo di alcune cose sulla stampa, però purtroppo dopo c'è anche questo e non fa bene alla politica queste cose qui. Però vabbè, al di là di questo, sento comunque, credo di sentire, io comunque lo sento una certa, come un fastidio, non so come definirlo, no? Perché comunque al di là della piena correttezza dell'operato che eventualmente avrebbe avuto qua, al di là dei dipendenti, c'è una percezione, no? un feeling relativo alla legalità che dovrebbe essere forte dentro in ogni amministratore, e sapere di avere dentro la propria amministrazione certe tipologie d'azienda, no? È comunque motivo di disappunto, secondo me,
al di là poi della correttezza legittima, della legittimità delle cose come sono andate. Riguardo al provvedimento del 21 maggio che lei ha citato, quello che ha applicato ovviamente l'articolo 32 della legge 114, vorrei dire brevemente che questo articolo era nato prima dello scandalo CPL, no? sembra quasi fatto apposta perché prevede praticamente la gestione commissariale per certi requisiti, però io ho già interessato Donatella Agostinelli, no? Che sta in Commissione Giustizia, perché seguendo la storia qui c'è stata una serie di pressioni per salvare il soldato, cioè sono anche articoli, salvare il soldato CPL, per ovvi motivi ovviamente è un grande colosso, ma è anche il portafoglio di un partito importante che governa un portafoglio legale, legittimo, non c'è niente di male, per tanti politici anche a livello nazionale. E quindi, però ci sono delle linee guida ministeriali sulle quali chiederemo verifica da parte della nostra, anche di Donatella, se si è disponibile a farlo, che prevedono che queste disposizioni debbano essere fatte per contratti specifici e non per l'intero portafoglio contrattuale dell'azienda. Cioè, sono le linee guida del 27 gennaio 2015, proprio perché evidentemente c'era un problema di applicabilità con l'articolo 32, e oltre al fatto che deve essere comunque entro un periodo determinato, non può essere sine die una gestione commissariale per garantire contratti. Quindi non vorrei che, se si va a scavare bene sull'applicazione, questo chiaramente non riguarda il comune, però non vorrei trovare, lo dico per anticipare, che potrebbe succedere uno sviluppo che comporti poi dover rimetterci le mani in questo contratto, lo dico per anticiparlo. Non conoscevo la nota del 25 agosto 2015, per quello ho fatto l'interpellanza, infatti per quello sono soddisfatto che sia stato chiarito anche questa verifica che è stata fatta. Rimane la situazione di disagio che ho detto all'inizio e che penso sia stata condivisa anche dall'amministrazione e dagli altri consiglieri comunali. Grazie. Grazie consigliere Gianangeli. Veniamo ora alla interpellanza scritta al punto 3 all'ordine del giorno, quella presentata dal consigliere Daniele Olivi del Partito Democratico, avente ad oggetto servizio di raccolta di indumenti usati. Consigliere Olivi. Grazie facoltà. Presidente. L'interrogazione nasce da alcune segnalazioni che poi ho provato anche a verificare e riguarda il discorso della raccolta degli indumenti usati in città. Infatti sembrerebbe che oggi questo servizio sia svolto dalla impresa Nicoletti Servizi, che dovrebbe aver sostituito il gestore, cioè il soggetto che provvedeva prima, che è l'Umana People to People Italia. Dopo questa segnalazione ho provato a guardare un attimo sul web e quindi vedere quanto riportato dalla Nicoletti Servizi, e ho avuto modo di verificare che questo soggetto è un'azienda locale, quindi un pregio, nel senso che opera a Filottrano e che quindi offre questo servizio a enti pubblici, aziende municipalizzate, un servizio completo su tutto il territorio nazionale, e una parte per me importante che lo stesso sito denuncia che una parte dei ricavi di questo servizio la ditta li destina a delle attività, diciamo, sociali e umanitarie, perché dà dei contributi ad associazioni che sono legate a questo territorio, quindi parla di Unione Italiana Cechi, associazioni Il Ponte, Caritas e via scorrendo. Ho anche visto, mi sono curiosito guardando il precedente gestore, qualora fosse puntuale questa mia osservazione, e quindi la People to People Italia collabora con una Onlus nazionale che ha valenza internazionale, che appunto è la Mana People Italia Onlus, e che svolge lo stesso servizio su 42 province italiane e presenti 950 amministrazioni pubbliche sparse su tutto il territorio nazionale, e con parte anche questa dei ricavati va a finanziare dei servizi umanitari, 42 nel sud del mondo, e azioni sociali anche di promozione in Italia, e che nel 2004
a questi progetti ha messo a disposizione 1.387.112 euro. Fatta questa premessa, io quello che chiedo è che se la, di sapere se la ditta Nicoletti è oggi effettivamente il soggetto che provvede a questo servizio di raccolta degli indumenti usati che vengono nei fatti regalati dalla nostra comunità, mettendoli in quei cassonetti gialli che conosciamo tutti, se questo fosse vero, le motivazioni che hanno portato a questo cambio di gestione, i parametri attraverso cui si è fatta la scelta, valutandone quindi le offerte pervenute, e le caratteristiche del servizio che oggi viene svolto con gli eventuali possibili miglioramenti rispetto al precedente. Grazie consigliere Olivi, risponde l'assessore Napolitano, prego. Grazie Presidente. Allora, il punto è uno, il fatto che non c'è stato, cioè questo lo dico a tutti, un cambio di gestione, perché, e questo l'abbiamo scoperto anche noi da pochi mesi quest'estate, in effetti è sempre stata la ditta Nicoletti che ha preso gli indumenti a Iesi. C'era una convenzione, un contratto tra l'Umana People to People e la ditta Nicoletti, per cui Nicoletti ha fatto il servizio, ha gestito gli indumenti, l'Umana a Iesi non ha mai messo piede e Nicoletti pagava un canone mensile all'Umana People to People, per cui in effetti noi ad oggi non ci troviamo con un cambio di gestore, ma è sempre lo stesso. È successo questo, che quest'estate c'è stata una, diciamo, è finita la convenzione tra l'Umana e Nicoletti, per cui siamo stati informati del fatto che cioè ci trovavamo scoperti, ecco, l'Umana e Nicoletti interrompevano il loro rapporto e Nicoletti ci ha scritto chiedendo che cosa dovesse fare. Quindi noi ci siamo attivati per a questo punto realizzare un bando pubblico, perché è pur vero che loro eseguono un servizio importante per la cittadinanza, ma è pur vero che da questo servizio ricavano un guadagno, per cui non può essere affidato se non attraverso un bando ad evidenza pubblica, che comunque deve anche assicurare al Comune un corrispettivo, perché tanto loro utilizzano il suolo pubblico del Comune e i vestiti appunto donati dai cittadini. Per cui fino ad oggi questo corrispettivo non c'è stato e nel nostro nuovo bando quindi inseriremo un corrispettivo per il Comune e non solo, in più inseriremo la richiesta di una serie di indumenti, di abiti che il Comune stesso può regalare alle persone bisognose attraverso le associazioni umanitarie che già operano sul territorio del Comune di Iesi. Quindi questa è l'intenzione. Ad oggi Nicoletti continua il servizio che aveva sempre gestito, proprio in questa, diciamo, in questo frattempo, perché noi siamo pronti, il bando uscirà a giorni, per cui è solo una prosecuzione del servizio che già faceva. Ripeto, l'Umana a Iesi non ha mai gestito gli indumenti, ecco. Grazie assessore Napolitano. Il consigliere Olivi per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta. Io ringrazio l'assessore naturalmente per la puntuale risposta. Sicuramente assessore non è che mi senta soddisfatto. Da un lato sono, diciamo, consapevolmente diciamo contento di essere informato che a breve uscirà un bando, quindi nel bando si andrà a sanare questa situazione, perché nei fatti ad oggi mi sento di poter dire che, non conoscendo la vicenda, però da quello che lei mi risponde, tant'è che ho fatto un'interrogazione, se la Umana People to People comunque si avvaleva in questo servizio di un suo operatore, comunque l'amministrazione, presumo, chiunque sia stata, chiunque fosse stato a capo dell'amministrazione, con la Umana avremmo dovuto, e penso che avremmo, agli atti un documento, quindi un contratto. Oggi, se la Umana non fa più questo servizio e comunque lo fa la ditta Nicoletti, in questo frangente presumo che voi abbiate dato un servizio in temporanea, e con il bando andrete a sanare questa situazione e quindi vedremo poi come sarà il gestore, magari sarà naturalmente, potrebbe essere la stessa Nicoletti, ma con una condizione più puntuale.
Detto questo, torno a ripetere, la situazione in questo frangente mi auguro che sia stata disciplinata, perché mi sembra un po' anomalo che un gestore non fa più il servizio, l'esecutore di quel settore, perché magari poteva essere, no, colui che andava fisicamente a ritirare, prende il servizio nell'attesa di fare un bando. Ecco, il bando lei mi dice che fra qualche giorno uscirà, quindi tempi tecnici per l'assegnazione del servizio, dopodiché vedremo chi fa questo lavoro. Sì, sapendo che una parte può andare al comune, ma sapendo che siccome si tratta di conferimenti volontari e gratuiti, una parte del ricavato, le stesse aziende, io ho letto per quello che sta sui siti, comunque la retrocedevano, no? Chi a livello locale, chi a livello internazionale ha dei progetti umanitari, stante il fatto che, ripeto, i conferimenti erano gratuiti e volontari. Grazie consigliere Olivi. Allora abbiamo terminato con la riserva poi di riprendere l'interrogazione, quella presentata dal consigliere Rossetti, lo spazio dedicato a interrogazioni ed interpellanze. Quindi andiamo verso la parte ordinaria. Prima di passare alla parte ordinaria faccio solo un'osservazione che ho già fatto in conferenza dei capigruppo. Oggi non avremo il supporto del tabellone per quanto riguarda le votazioni, quindi la parte di delibere che devono essere approvate. Quindi il sistema di votazione funziona tranquillamente, non ci sono problemi, ma potremmo vedere il risultato delle votazioni solamente dal tavolo della segreteria e da me. Allora siamo d'accordo in questo senso, che volta per volta io indicherò, al di là dei voti, anche a controprova chi ha votato a favore, chi contro, chi si è astenuto. Poi c'è anche la possibilità, e se volete lo possiamo decidere sin d'ora, senza arrivare agli scrutatori, che da regolamento sarebbero tre perché non è il caso, perché la votazione funziona, due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, potrebbero essere consiglieri Bornigia e D'Onofrio, volta per volta, se credono possono venire a verificare senza nessun problema. Dopo ogni votazione però verrà fatta anche la stampa, quindi per avere il supporto cartaceo. Queste sono le indicazioni che sono emerse. Allora, adesso passiamo all'appello. Bacci, Bornigia, Catani, Cingolani, D'Onofrio, Filonzi è assente, Garofoli, Gianpaoletti, Gianangeli, Gullace, Lenti, Magagnini, Mancinelli assente, Marasca, Massaccesi, Morresi, Olivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, Torri, Vannoni. Sono presenti in aula 20 componenti.
Grazie. Ancora non è andata in porto l'idea per rendere l'inno più partecipato, ma vedremo nel prosieguo quello che si riuscirà a fare. Allora, adesso do la parola al sindaco per le comunicazioni. Sì, grazie Presidente. Inizio con la comunicazione che più ci ha dato, come posso dire, soddisfazione dal punto di vista dell'attività amministrativa, credo, dell'intero mandato. E ringrazio ovviamente i consiglieri che hanno voluto partecipare alla inaugurazione del Centro per Disabili Maschiamonte. È stata, credo, una giornata assolutamente straordinaria che penso rimarrà nella mente, ma in particolare nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato. Un evento che ritengo straordinario. Abbiamo mantenuto una promessa importantissima, abbiamo trovato una nuova casa e mi dicono, non essendo esperto del settore, mi dicono comunque una casa particolare con delle caratteristiche probabilmente uniche nel centro Italia. Grandissima soddisfazione, grande soddisfazione in particolare nel vedere finalmente i genitori di queste persone o parenti più stretti veramente felici per questo obiettivo raggiunto dal Comune di Chiesi. Un'altra giornata particolare è stata quella che abbiamo vissuto insieme all'assessore Butini a Roma con il nostro concittadino Gambadori. Anche lì devo dire abbiamo avuto un ritorno per il nostro comune molto positivo. I funzionari del Ministero della Cultura ci hanno fatto i complimenti per essere stati i primi ad aver cercato di ottenere vantaggi per i nostri beni culturali qui a Chiesi attraverso la cosiddetta legge Art Bonus. A un certo punto è scorso in un maxi schermo tutte le iniziative che sono state finanziate, una in particolare, quella del lotto, anche di valore non solo simbolico ma anche consistente dal punto di vista economico, poi diversi interventi fatti dai nostri concittadini, proprio per il fatto che sono intervenuti e hanno contribuito persone fisiche a Chiesi. Il Ministero ha voluto chiamare il nostro concittadino Gambadori, che tra l'altro ha fatto una figura straordinaria, è stato l'unico interrotto da un applauso nel momento in cui esponeva le motivazioni per cui aveva deciso di dare un contributo per il recupero di una parte, come sapete, lo scudo qui del Palazzo della Signoria. E ha detto due cose bellissime, che l'ha fatto perché, in particolare perché ama la città dove da sempre è vissuto e perché crede che contribuendo anche personalmente si possa finalmente dare un segnale.